è accaduto che padre Conrad è venuto qui e si è calato 3 metri sotto per riallacciare finalmente la luce e riportare la vita, possiamo dire, a queste persone. Proprio da qui? Proprio da qua, esattamente, sì. Da qua si è calato, ha spostato il tecnico e gli ha detto ci penso io. E così ha fatto. Ha spostato il tecnico, come ha detto? Sì, ha spostato il tecnico e ha detto guarda, perché il tecnico gli ha detto padre, ma se vuole scendo io, fa, che sei un vigile? No, scendo io. Ed è sceso lui. C'è una scala qui? Sì, si è calato sotto, su 3 metri e mezzo. Esattamente. Abbastanza audace. Beh, sì, diciamo che penso che in questo caso tutti abbiano messo da parte sia le proprie cariche e abbiano proprio, si siano sentite persone per aiutare altre persone. Semplicemente questo. Salve. Ma io sono tiri delle televisioni. Ma ci vivono anche italiani? Sì. E il numero come siamo messi? Il numero generale è 500 persone. Di cui un centinaio di bambini, un 80-90 anziani. Italiani? Italiani, ci abbiamo 18 nazionalità qui. 2 settimane qui abbiamo fatto 3-4 spettacoli, abbiamo fatto un concerto di musica classica di 12 ore dove c'era Giovanni Sollima, dove c'erano 70 musicisti di musica classica e tantissimi spettacoli, insomma. Questo l'abbiamo rigenerato noi, era completamente abbandonato. Tu di dove sei? Sono nata a Roma. Sono nata a Roma e quindi vivo da 6 anni in questo palazzo. Occupato quindi? Occupato questo palazzo per necessità, perché 170 nonni non avevano un tetto sulla testa, o meglio, non gli si dava una, dopo sfratti, dove non possibilità di pagare un affitto, visto la crisi, e domanda di casa popolare, non c'era la possibilità di avere delle risposte e per necessità abbiamo occupato questi uffici, perché sono uffici, e abbiamo cercato di rigenerare la parte abitativa ma anche quella sociale, dando anche servizi non soltanto per gli occupanti ma anche per il territorio. Sabina? Di dov'è Sabina? Italiana. Di dove? Lo sai? Napoli. Io lo so. Sabi. Ma posso, una luce? Si accende, sì, perché a me sì. No, lo sai. Ma dai. No. Abbiamo problemi. Ecco la corrente. Per te la corrente è la vita? Sì, è la vita perché ho un enfisema, quindi devo fare delle cure. E l'aerosol e altri medicamenti, e senza luce non li posso fare, quindi davvero provo la vita. Quindi questi giorni in cui non c'è stata? Ho avuto un attacco perché non mi stavo curando, quindi ho avuto un attacco respiratorio e comunque l'ho vissuta male, certo. Al di là della salute l'ho vissuta perché non si capiva bene che cosa stesse accadendo. Non... Lei di dov'è? Sono italiana. Grazie. Bocca al lupo, bocca al lupo, grazie, grazie. Niente. No, stava riposando. Stava riposando. È che mi preoccupo, perché non me, io apro. Carità, non puoi lavarti, non puoi mangiare, non puoi tutto che è stato, sia costato, sia debito. Abbiamo fatto, anzi, soffrito tutto, ma alla fine abbiamo pure buttato. Non si può vivere, non si può. No, non ci sono parole, non ci sono, non so.